grandi pulizie, chi è il miglior pulitore al mondo? Avete indovinato, sono io! Oh wow, sento che c'è un sacco di roba qua sotto! Qualche bandierina colorata, dei giocattoli e anche qualcosa di enorme! Ma che cos'è questo? Deve essere la scatola segreta di Sue! Diamo una veloce sbirciatina! Oh, i vecchi giocattoli di Sue! Accidenti! Guarda questa povera bambola, Sue, ma come hai potuto? Mi sento così male, povera creatura! Vieni con me, Dolly! Guardala! Non le importa niente di te! Direi proprio che è arrivato il momento di mostrare a Sue come trattare i giochi! La la la! Sammy! Che c'è? È colpa tua! Guarda questa povera bambola! Wow, dove l'hai trovata? Era la mia Barbie preferita! Questa era la tua Barbie preferita, davvero? Certo, guardala, era così carina! Sono così felice che l'hai trovata! È un punto a favore del mio karma? Certo! Non male! Ecco qui! Sì! Oh, che peccato, tesoro, non sembri proprio in forma! Ma non voglio perderti di nuovo! Mi è venuta un'idea, facciamo un bel makeover! Farò del mio meglio per renderti bella come una volta! Potresti provare, ma non mi viene in mente niente che possa aiutarla. Amici, scommetto che almeno una volta nella vita avete avuto dei giocattoli rovinati. Oggi vi mostro alcuni trucchi che possono aiutarci a rimettere in sesto le bambole rovinate, proprio come questa amata Barbie. Voglio che sia bella come un tempo. Credo che sarà un compito difficile, Susie. Guardami. In realtà è abbastanza semplice e richiede solo pochi minuti. Non sto scherzando, dico sul serio. Prima di tutto ci occuperemo dei segni. Ma com'è potuto succedere? Non riesco a immaginarlo. Sammy, non ricordo, ero solo una bambina. Potrebbe essere stato uno sfortunato tentativo di trucco. Così non è carina. Per pulire il viso della bambola mi servono dentifricio e cotone. Metterò un po' di dentifricio sul viso. Ecco qui. Adesso lo pulirò col dischetto di cotone così. Ta-dan, fatto! Adesso sistemerò i capelli. Li spazzolerò e... Oh, non ci riesco proprio! Oh no! Ma forse ho la soluzione. Verserò un po' di ammorbidente in questa ciotola e... Ci immergerò i capelli della bambola per un po'. Bisogna assicurarsi che i capelli siano del tutto inzuppati. Ora sarà un gioco da ragazzi pettinarla. Hanno anche un buonissimo profumo. I capelli sono puliti e asciutti, ho già in mente un'altra fantastica idea. Le ciocche colorate non passano mai di moda. Prenderò un po' di colore e le farò le ciocche rosa. Il risultato è fantastico. Il suo vestito invece non mi convince tanto. In un paio di minuti realizzeremo un nuovo bikini. Taglieremo la parte superiore del palloncino in questo modo. Ed ecco come realizzare la parte inferiore del bikini. Passiamo a quella superiore. Taglierò un'altra striscia del palloncino. E un'altra ancora. Fatto! Ecco un nuovo bikini per Barbie. Questo colore si abbina ai tuoi occhi, mia cara. Facciamo attenzione a non strappare il top del bikini, eh? Calza a pennello. Aggiungerò un piccolo dettaglio decorativo. E lo sposterò dietro la schiena. Wow, come mi piacerebbe avere così tanti capelli. Com'è carina. Wow, ma guardati tesoro, sei stupenda. Allora sì, come va il tuo... Ma chi è questa bellezza? Piacere di conoscerti, bella signora! È la mia vecchia Barbie, Sammy! Stai scherzando? Wow! Sei veramente una maga, Sue! Come vorrei invitare la tua Barbie a un ballo degli slime! E posso, posso! Un ballo in maschera? Dobbiamo vestirla bene, allora! Bene, 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 vediamo! Ah, non hai le scarpe! Facciamo subito un bel paio di scarpe eleganti! Useremo una pistola per colla! Intanto proteggiamo i tuoi piedi, altrimenti dovrai indossare queste scarpe per sempre. Le scarpe dorate sono perfette per il ballo. Facciamo raffreddare la colla e rimuoviamo quella in eccesso con le forbici.
No, mia cara Barbie, questa scarpa andrà bene. Non è mica Cenerentola, Sammy. Ah, come sei noiosa, su, davvero. Le scarpe sono pronte e calzano alla perfezione. La prima e la seconda. Adesso passiamo al vestito. Amici, sono sicura che sapete dell'esistenza di alcuni modi per realizzare dei vestiti senza cucire. Intanto ci serviranno un calzino pulito e anche carino, come questo. Vediamo se questo colore ti sta bene. Sì! Amici, mettete un like a questo video se siete d'accordo. Taglierò la parte inferiore del calzino così. Fate sempre molta attenzione quando usate le forbici. Facciamo due piccoli fori nella parte superiore qui. E qui. Sì, così. Il vestito è pronto. Proviamolo subito. Come sono emozionata! Wow, calza a pennello! O forse dovrei dire a calzino! Comunque è fantastico! Meglio di quanto pensassi, ma non è ancora un abito da ballo. Per fortuna ho questa scatola magica con dei pezzi di tessuto extra. La mia signora è pronta! Non ancora, Sammy, dammi un secondo. Vediamo... No, non credo proprio. Sì, è quello che cercavo! Prenderò questa porzione di tessuto. Assicuratevi che non sia troppo piccola, amici. La pieghiamo e ora tagliamo questa parte qui. Quindi possiamo metterlo via. Non servirà per il vestito. Sembrano quasi dei fiocchi di neve di carta. Se l'avete già fatto, cliccate sul pulsante mi piace. Questo è il tessuto che effettivamente useremo. Faremo un taglio qui. E anche due fori più piccoli ai lati, in questo modo. Ok, Barbie, puoi provare il tuo vestito nuovo. Attenta, attenta! Wow, il colore è perfetto! Controlliamo la taglia. Ah, ti sta a pennello! Ma manca qualcosa. Ma certo, una cintura starà benissimo qui. Una cintura dorata si abbinerà ai tuoi capelli biondi. Questo colore sta benissimo col vestito azzurro cielo. Voilà, sei stupenda! Adesso sei proprio pronta per il ballo! Oh, aspetta! I tuoi capelli! Hai bisogno di una bella acconciatura! E te ne farò una speciale! No, ma perché ci vuole una vita? Sono stanco di aspettare! Smettila di brontolare! Vai a cercare dei fiori intanto! Ottima idea, sì! Le spazzolerò i capelli e separerò alcune ciocche così... Piegherò una ciocca sopra l'altra fino a ottenere una bellissima treccia. La fisserò con una forcina e farò lo stesso anche dall'altro lato. Wow, queste ciocche colorate sono fantastiche, vero? Adesso unirò queste due trecce e le fisserò con l'aiuto di un elastico. In questo modo. A proposito, anche le nostre amiche possono ricreare questa acconciatura. Ancora un po'. Ecco qui. Bene, qui abbiamo finito. Guarda questa bellezza! Adesso è pronta per il ballo. Cara, santo cielo, ma sei stupenda! Permettimi di invitarti al ballo degli slime. Sammy, sei proprio un gentiluomo. Sarò felice di venire con te al ballo. Ecco come abbiamo trasformato una vecchia bambola Barbie in una bellissima principessa. Amici, grazie per essere stati con noi oggi. Iscrivetevi al nostro canale e guardate i nostri fantastici video. Ciao ciao!